Potrebbe tornare in carcere padre Graziano, ma ancora sopra il destino del frate campeggia un grande punto interrogativo. L'udienza in Cassazione sulla validità della misura cautelare domiciliari per il religioso fissata per lunedì 14 marzo è stata infatti rinviata al prossimo 5 aprile a causa del trasferimento del giudice relatore. Ad opporsi alla concessione degli arresti domiciliari al frate da parte del Tribunale del Riesame di Firenze era stato il PM Marco Dioni. Il giudice relatore che era stato nominato, essendo stato trasferito a medio tempore ad altro incarico, dovrà essere sostituito da un nuovo giudice relatore. E per consentire questa operazione di sostituzione, la Corte ha disposto un rinvio al 5 aprile, data in cui si discuterà e si deciderà questa sorte incidentale di padre Graziano. Ovviamente, secondo quanto dispone il codice di procedura penale, anche una eventuale sentenza di accoglimento del ricorso avanzato dal pubblico ministero determinerebbe un ritorno al Tribunale del Riesame di Firenze, che ancora una volta dovrà decidere sulla base di quelle indicazioni che fornirà la Corte di Cassazione. Non sarebbe una decisione esecutiva immediatamente, ma l'eventuale ricarcerazione di padre Graziano avverrebbe all'esito di tutto il percorso. Il pool difensivo di padre Graziano, composto dagli avvocati Angeletti Zacheo e dal professor Sergio Novani, ritiene inammissibile il ricorso della procura. Mi pare che il pubblico ministero Dioni chieda alla Corte di Cassazione di esprimere una valutazione sui fatti già valutati dal Tribunale di Firenze, e questo è un compito non demandabile alla Corte di Cassazione.